Rimaniamo in montagna per parlare di imprese eccezionali. Vi proponiamo le immagini dell'ultimo risultato di Milena Beta, la guardaparco di Val Grisanche, che nell'agosto del 2000 fu colpita da un fulmine. Maria Teresa Zocca. Ad un partenza all'attacco. I medici avevano detto che sarebbe rimasta un vegetale, ma lei, la guardaparco della Val Grisanche Milena Beta, è stata più forte. 15 anni fa, quando aveva 28 anni, fu colpita da un fulmine nel Parco Nazionale del Gran Paradiso insieme al suo collega Luigi Facchin, morto sul colpo. Lei, sbalzata tra le rocce per 50 metri, si salvò, ma per riprendersi ci sono voluti anni ed anni. Adesso Milena ha ritrovato il suo paradiso e questa è la storia della sua ascesa verso la vetta che incredibilmente ha conquistato con le sue gambe. Ho fatto il mio primo muro. Con lei gli amici e i parenti che da sempre la incoraggiano, la sostengono, la ammirano. Ti posso dare una racchetta, Luisa? Dammela. Concentratissima, sono pronta ad arrivare a baciare la Madonna del Gran Paradiso. Brava, bravissima. Guarda qua, grande! Grandissima! Emozionata! Grande! Grazie a voi ce l'ho fatta! Brava Milena! Questa settimana ho raggiunto due bellissime vittorie. La prima è che ho iniziato il mio nuovo lavoro a Orvieglio di Valsavarancio con le marmotte. E la seconda è che oggi sono salita a 4061 metri alla Madonna del Gran Paradiso. Sono una galla! Adesso iniziamo la discesa verso il rifugio Vittorio Emanuele. Faccio fatica in discesa, io farei un'ora in più di salita. La cima del Gran Paradiso e adesso rientro al Vittorio Emanuele per far festa perché sono arrivata in cima. Ma sei arrivata con le tue gambe, mica così. Sono arrivata da alpinista. Grande Milena, brava! Brava, brava!